Buongiorno a tutti. L'emicrania è una malattia molto dolorosa che influisce in maniera negativa e severa sulle attività quotidiane. Circa 6 milioni di persone soffrono di emicrania cronica in Italia. Si tratta di, come abbiamo detto, una malattia altamente invalidante sulla vita affettiva e lavorativa e può addirittura portare a perdere 4 giornate di lavoro ogni 3 mesi. Parliamo di emicrania cronica e di quello che si sta facendo per le persone che ne soffrono con Lara Merighi, coordinatore laico di Alleanza Cefalalgici. Buongiorno signora Merighi e benvenuta. Buongiorno e grazie mille per l'invito. Grazie a lei per essere con noi. Inizierei subito chiedendole che cosa significa soffrire di emicrania. Allora, soffrire di emicrania vuol dire avere tutta la vita con questa emicrania a fianco, cammina con noi. Io ne soffro fin da quando ho ricordi. Ci sono persone invece che iniziano a soffrirne magari nell'adolescenza, ma molte persone ne soffrono già dalle elementari. E quindi è una malattia che poi con gli anni peggiora. Può cronicizzarsi e rovina tutte le nostre, rende più difficile tutto il lavoro che dobbiamo fare e rovina tutte le gioie che la vita ci dà. Ma quando è in corso un attacco di emicrania, dal punto di vista proprio fisico, cosa succede? Cioè una persona si deve ritirare, deve stare in un ambiente chiuso? Allora, un attacco emicranico può partire, molti attacchi emicranici partono con l'aura. Un'aura può arrivare a farti perdere la vista nell'occhio che tu momentaneamente, quindi se stai guidando ti è meglio fermarsi. Può anche quasi paralizzare un braccio o tutta la parte che è presa, perché si chiama emicrania proprio perché viene solo a metà della testa e quindi vuol dire vivere tutta la vita così. Poi quando lei è ben innescata, cosa vuol dire? Che è partito l'attacco, può causare anche nausea, una forte nausea o vomito anche, giramenti di testa. Quindi la persona è proprio, si deve fermare perché altrimenti rischia di star male, non può uscire di casa, insomma, perché certo. Rischia di star male fuori. E molte persone devono fermarsi, ma anche andare a letto, occuparsi della malattia in quel caso lì. Ecco. E può durare molti giorni o è una cosa passeggera di poche ore? Guardi, ci sono attacchi che possono, i miei per esempio, di emicrania, e duravano 3 giorni e 2 notti, partivano verso le 8 del mattino quando mi alzavo, poi duravano tutto il giorno, la notte, tutto il giorno successivo, la notte e tutto il giorno successivo fino alla sera verso le 8 che andava via. Ecco, durava sulle 62, 63, 64 ore, ecco, ed è molto invalidante. Certo. Grazie per averci dato questo spaccato, visto che lei appunto ne soffre in prima persona. In questo modo cerchiamo di capire meglio il perché c'è l'esigenza di aiutare le persone che soffrono di emicrania, soprattutto tutti, ma soprattutto quelli di emicrania cronica. E proprio per questo, dal punto di vista legislativo, volevo sapere se le persone che soffrono di emicrania sono tutelate. No, non sono tutelate perché pur essendo stata approvata una legge, per la legge 81, che riconosce la cefalea cronica come malattia sociale, mancano i decreti attuativi e senza i decreti attuativi la legge è una scatola vuota. Noi non possiamo assolutamente avere le attenzioni che merita la nostra malattia, pur essendo stata approvata la legge, perché prima devono arrivare i decreti che la mettono in atto, questa legge, che diano delle disposizioni. Ecco, quindi
Per adesso non abbiamo ottenuto nulla. E a questo proposito, martedì ci sarà un incontro, un evento a Roma, Do More for Me. E appunto si aprirà un dibattito sulla malattia e parlerete anche della legge e di come sviluppare e arrivare ai decreti attuativi. È importante per le persone che soffrono di emicrania sapere che ci sono questi eventi e che c'è qualcuno, associazioni, ma anche a livello politico, che si occupano in prima persona proprio della loro malattia, della loro invalidità. Guardi, è importantissimo perché da questi eventi noi capiamo e sentiamo che c'è qualcuno che si sta occupando di noi, quindi non c'è più, non viviamo più nella più assoluta sottovalutazione, c'è qualcuno che sta facendo qualcosa per aiutarci, per arrivare a darci quello che aspettiamo da tutta la vita. Quindi questi eventi ce ne vorrebbero tantissimi, veramente. Io non so come ringraziare le persone che li organizzano, perché veramente quando noi sappiamo che c'è qualcuno che si sta occupando di noi, anche quello fa parte della terapia. E a proposito dei pazienti che soffrono di emicrania cronica, lei è il coordinatore laico di Alleanza Cefalalgici. Di cosa si occupa l'associazione? L'associazione è il gruppo operativo che si occupa di cefalea per la Fondazione Cirna, che è una onlus di ricerca, una onlus, la fondazione che si occupa proprio di ricerche sulla cefalea, sulle malattie neurologiche. E ALCE lavora sul territorio nazionale da tantissimi anni. Io me ne occupo da 20 anni. Mi occupo di ALCE da 20 anni, ma lei era da prima che c'era ed era proprio a disposizione dei pazienti sempre. Noi ascoltiamo le necessità dei pazienti e cerchiamo di vedere cosa fare, intanto standogli vicino, aiutandoli per quelli che ci contattano e cerchiamo di dare loro tutto l'aiuto possibile. In ogni ambito. E a proposito, mi parlava di un forum Sì. che avete attivato per avere diciamo, un colloquio con i pazienti direttamente. Abbiamo un forum nel sito italiano della cefalea, www.cefalea.it. E in quel forum ci si iscrive, però bisogna attendere che io li approvi perché telefono a tutti quelli che partecipano, perché non è che può partecipare chiunque e scrivere cose che possono ferire le persone. Quello è un luogo protetto. Lì possiamo raccontare come stiamo, possiamo raccontare le cose che ci fanno male, anche le esperienze negative, ecco, che abbiamo avuto e troviamo sempre conforto, senza mai essere giudicati, e se queste persone hanno grosse difficoltà, io sono a disposizione anche per delle chat di sostegno. E questo ovviamente è tutto gratuito, non è assolutamente, diciamo, una persona non deve pagare né per scrivere nel forum e neppure per fare una chat di sostegno con me se ha bisogno. E le chiedo, cosa ci si auspica per il futuro? Quale sarà il futuro? Guardi, per il futuro io mi sono fatta una lista bella lunghetta. Allora, la prima cosa sono i decreti attuativi, perché sono importantissimi. Poi è l'inserimento nei LEA delle cefalee primarie e croniche. Poi, guardi, le sembrerà incredibile, ma noi abbiamo anche bisogno di sostegno psicologico e trovare uno psicologo nei centri cefalee che
possa anche solo ascoltarci, non dico ogni volta, ma ogni 2 o 3 mesi, 4 o 5 mesi, quando abbiamo bisogno, è importantissimo. Poi la formazione di gruppi di autoaiuto. Io ho gruppi di autoaiuto, ho un gruppo d'autoaiuto a Ferrara, alla Casa della Salute, Cittadella San Rocco, e nessuna delle persone che frequenta il gruppo è in uso eccessivo di farmaci sintomatici. Ha raggiunto un equilibrio e sono, prima ci incontravamo a medicina legale, adesso, perché è un professore che ci aveva accolto come se fossimo a casa nostra. E quindi adesso siamo alla Casa della Salute perché dopo il Covid dovevamo insomma avere delle... e lì c'è più spazio, ecco. Certo. Quindi ci incontriamo lì e lì, come le dico, tutte hanno raggiunto un grande equilibrio. Poi, ecco, la promozione della cefalea nelle scuole per la conoscenza di questa malattia, perché Certo. noi arriviamo a 18 anni già croniche, perché siamo sottovalutate e anche i genitori sono preoccupati perché pensano di avere dei figli con dei problemi. Invece il genitore che ha un figlio con cefalea deve sapere che ha un figlio con un'intelligenza enorme, delle capacità enormi, che non si ferma mai di fronte a niente, solo quando arriva il dolore. Ma sono persone lavoratrici instancabili, con una sensibilità enorme. Poi la distribuzione di Deplian nelle farmacie, perché molti farmacisti, mi piacerebbe farle vedere una pubblicità di una farmacia che il giorno di San Valentino ha pubblicato una foto con due figure in atteggiamento, diciamo, così amorevole, e dice, e c'era scritto: quest'anno non hai più scuse, con la pubblicità di un farmaco per il mal di testa, come se noi trovassimo delle scuse per sottrarsi a Sì. degli impegni. Però, e quindi anche i farmacisti vanno un po' istruiti, visto che dimostrano che non hanno raggiunto proprio un grado abbastanza comprensivo anche dell'emicrania. Signora Merighi, io la ringrazio tantissimo per averci aperto una porta sul mondo dell'emicrania cronica e mi auguro di poterla incontrare prossimamente con alcuni degli obiettivi di cui lei ci ha parlato raggiunti. Guardi, io non mi fermerò neanche una mezz'oretta finché non avrò raggiunto questi obiettivi. Se lo possono scordare, guardi, io devo fare in modo che queste cose vengano applicate, perché solo così mi sentirò tranquilla e penserò di aver fatto il mio dovere. Grazie, Grazie. grazie per tutto quello che fa. Grazie anche a voi per questa Grazie. intervista, perché sicuramente farà molto bene a tante persone che soffrono nel più assoluto silenzio e nella più assoluta sottovalutazione. Grazie infinite, grazie. Grazie ancora a lei.